Domenica ore 14:30 la Pistoiese che ospita la Viterbese, squadra ostica, tra l'altro due fra le formazioni più giovani dell'intera Serie C. Ma non credo proprio, credo proprio che invece la Viterbese sia una delle squadre più blasonate del campionato di Serie C di questo girone. È chiaro che ha affrontato delle difficoltà, però a livello di nomi, se andate a prenderli uno per uno, sono tutti giocatori che hanno fatto la C, la B, sono in nazionale anche estera, alcuni, vedo anzi a ricambi. È una squadra forte. Viene tra l'altro da una vittoria contro l'Ancona Matelica in Coppa Italia. Sono una squadra che in questa settimana ha vinto in Coppa Italia con gli altri 11, a testimonianza della rosa che hanno. Sicuramente sono partiti per altri obiettivi, quindi dovremo ancora avere ancora maggiori attenzioni del solito. Pistoiese che comunque nell'ultimo mese ha 3 risultati utili, un quarto quasi perso, sfumato proprio agli ultimi minuti, quindi in un mese la Pistoiese è cambiata molto. Sì, quello che abbiamo fatto conta poco, ci serve per crescere, dobbiamo pensare a crescere, che domani potremo fare una partita importante, portare a casa punti soltanto giocando meglio della Viterbese. La coppia Pinzauti-Vano, probabilmente la coppia adesso che dà più garanzie in attacco. Ma ho 4 giocatori, se la stanno dividendo, lo stanno dividendo bene, quindi ho 4 giocatori a disposizione e vedrò. Ma ancora nella testa non so neanche chi potrà partire domani, perché qualche problema, qualche acciacchino c'è, quindi valuterò oggi pomeriggio. Ecco, per la formazione chi saranno gli assenti? Sicuramente Stiepovic, Martini e per il resto abbiamo recuperato Pertica e abbiamo recuperato Minardi.